Il quarto raggio, la fiamma dell'ascensione e della purificazione. Pace e amore dal cuore di Lemuria. Sono Adama con il Koan del quarto raggio, il nostro amato Serapis Bey. Vi porto le benedizioni della mia luce e le energie di vittoria che si trovano al suo interno. Vi offriamo il nostro più caloroso benvenuto. Oggi vi vogliamo parlare della fiamma dell'ascensione, un'attività meravigliosa del sacro fuoco che può facilitarvi nel cammino verso il vostro obiettivo dell'ascensione. Quando possederete una comprensione più precisa di come usare in maniera consapevole questa gloriosa fiamma, sarete in grado di accelerare il processo di purificazione di tutti i vostri chakra, di attivare il vostro DNA e di preparare le cellule del vostro corpo a un'ascensione sul piano fisico. Questo, a dir poco, è semplicemente magnifico. Lord Serapis Bey è venuto qui oggi insieme al suo gruppo di maestri specializzati in questo servizio. Essi sono conosciuti come la Fratellanza dell'Ascensione di Luxor. Tutti questi maestri portano a voi adesso l'elisir dell'amore dei loro cuori, attraverso il fuoco purificatore della fiamma dell'ascensione. Inspirate questa energia, miei cari, è un dono per voi. Questi esseri devoti hanno lavorato per secoli a stretto contatto con il nostro fratello Serapis Bey per favorire l'evoluzione dell'umanità, avvicinandosi a questi tempi. Il loro servizio alla vita consiste nell'impiego delle loro energie per preparare il nostro pianeta e la coscienza umana all'ascensione planetaria che si sta svolgendo. Il Tempio dell'Ascensione a Luxor sostiene le energie della fiamma dell'ascensione nell'atmosfera della Terra. Anche il nostro Tempio dell'Ascensione a Telos sostiene questa fiamma sacra nello stesso modo. Visualizzate i due templi, uniti a livello di coscienza e di energia, che emanano benedizioni e amore giornalmente, a ogni ora, verso tutto ciò che c'è sulla Terra, per il beneficio dell'umanità in ascesa. A ogni primavera questa fiamma sacra viene liberamente e abbondantemente utilizzata dagli esseri del regno naturale per permettere la rinascita e il rinnovo ovunque della bellezza della natura stessa. Così, ogni anima sulla terra che desidera e cerca di completare il proprio ciclo di incarnazioni con il processo di ascensione viene posta sotto la tutela della Fratellanza dell'Ascensione e dell'Ufficio del Cristo. Secoli fa, gran parte delle attività e dei documenti che la grande piramide di Luxor aveva custodito per così tanto tempo in quell'area della Terra fu duplicata e trasferita a Telos. Questo perché la gerarchia spirituale di questo pianeta sapeva che ci sarebbero stati grandi sovvertimenti naturali in quei luoghi. Tutte le documentazioni e l'energia di quel sacro fulcro non potevano essere compromesse dall'avvento di un cataclisma a livello regionale e globale, come venne previsto allora. Così Telos, in unione e cooperazione totale con i grandi maestri di Luxor, è diventato il fulcro maggiore su questo pianeta per l'ascensione. Lavoriamo tutti insieme in perfetta armonia per il beneficio della collettività. Questo è uno dei 5 protocolli dimensionali. Fu deciso che una parte di questo importante fulcro planetario sarebbe stato più al sicuro e meglio custodito nella sua purezza e sacralità originale, se conservato nella Terra interiore, nutrito e onorato da un gran numero di esseri ascesi, come tutti noi qui a Telos. Anche se potrebbe sembrare che adesso esistano due fulcri sul pianeta per l'ascensione, io vi dico che in realtà per noi ne esiste solo uno. Nella dimensione dove svolgiamo la nostra funzione, il tempo e lo spazio, come molti di voi li concepiscono, non esistono di per sé. È tutto uno. Dopo la caduta di Atlantide e di Lemuria, i popoli della superficie hanno continuato a farsi la guerra fino ad oggi. Miei amati, mantenete la speranza e il vostro coraggio.
Sappiate che ciò non verrà tollerato ancora a lungo e questa attitudine arriverà a una fine e verrà guarita. A Telos, subito dopo la distruzione di entrambi i continenti, ci siamo offerti volontari per il compito di mantenere la fiamma dell'ascensione per conto dell'umanità, come nostro grande servizio nei confronti di questo pianeta, per poter assicurare la sua stessa continuità. Ecco perché ci è stata concessa l'opportunità di un tale compito. Dall'amore dei nostri cuori, vi offriamo la possibilità di abbracciare questa fiamma meravigliosa e farla espandere dentro ai vostri cuori per la vostra ascensione. Vi ripetiamo che è il cuore ad ascendere per primo, tutto il resto viene dopo. Aurelia. Una forte percentuale di umanità ascenderà in questi anni? Adama. Non si sa ancora quante persone ascenderanno con questo pianeta in questi anni. Percepiamo un potenziale di qualche milione di persone su circa 7 miliardi sul pianeta. Ma questo numero può cambiare in ogni momento in base alle scelte individuali e collettive. Sentiamo spesso i cosiddetti operatori di luce dire che entro questi anni tutta l'umanità ascenderà alla quinta dimensione incondizionatamente e che nessuno verrà lasciato indietro. E noi vi diciamo che non è così. Nessuno verrà lasciato indietro alla fine, ma tutti devono fare prima il proprio lavoro interiore e far evolvere la propria coscienza a un determinato livello prima di essere invitati alla grande sala dell'ascensione. Anche se verrà offerta ancora maggiore assistenza all'umanità, come mai in tutta la storia della Terra, e anche se il processo di ascensione sarà perciò favorito, tuttavia nessuno di voi verrà innalzato a questo processo fino a quando non avrà completamente soddisfatto tutti i requisiti necessari, oltre che raggiunto una determinata frequenza di consapevolezza. Non importa quanto tempo sarà necessario. Per coloro che oppongono molta resistenza al processo potrebbero volerci ancora diverse incarnazioni. A coloro che aspirano all'ascensione verrà richiesto di aver guarito e trasformato tutti i personali schemi di credenze erronee e di aver cominciato ad abbracciare l'amore, l'innocenza e la verità della propria parte divina. Rendetevi conto che questi anni non sono la fine del ciclo dell'ascensione su questo pianeta, ma semplicemente un inizio meraviglioso. L'intero processo planetario della Terra, per arrivare al completamento della sua piena gloria e destino, abbraccia un arco temporale di 2000 anni. A partire dal 2012 sarà la Terra lei stessa a fare la sua gloriosa ascensione nella luce, insieme a coloro che hanno soddisfatto i requisiti necessari. Negli anni che seguiranno il 2012, tutte le anime incarnate sulla Terra continueranno la loro evoluzione e ascenderanno solamente quando individualmente saranno pronte a livello della loro anima. Per alcuni potrebbero volerci 6 mesi, per altri 2 anni e mezzo o 8 anni, e molti altri invece ascenderanno nei prossimi 20 o 50 anni. Dovrete impegnarvi pienamente nel processo di iniziazione che porta all'ascensione. Il viaggio di ciascuno è unico e anche se il processo iniziatico è simile per tutti, esso si dipana in modo diverso per ciascuna anima, a seconda del suo peculiare cammino. È vero che in questo momento l'opportunità di ascendere viene offerta a tutti quanti senza eccezione, ma siate consci del fatto che non tutti la sceglieranno. Quelle care anime che decidono di continuare a vivere nella separazione o non sono ancora pronte per questo passo evolutivo, avranno l'opportunità di continuare la loro evoluzione in base al proprio passo da qualche altra parte. La grazia dell'ascensione verrà nuovamente offerta a tali anime più avanti, quando lo richiederanno. Alla fine, tutti torneranno alla frequenza dell'amore del cuore del Creatore. In questo modo, nessuno verrà lasciato indietro. La fiamma dell'ascensione contiene la frequenza e il colore di tutte le altre fiamme. La vedete o la percepite come brillante, lucente di luce bianca accecante che consuma al contatto tutto ciò che non è perfetto, amore. Il suo potere e la sua brillantezza sono smisurate.
Essa sostiene il mondo in perfetta armonia e bellezza. Coloro che la invocano e lavorano con essa devono essere pronti al cambiamento. Quando sarete toccati dalla fiamma, non sarete più gli stessi. Tutti naturalmente possono lavorare con essa, ma nella sua massima intensità contiene la capacità di trasformare completamente l'iniziato che ha raggiunto il livello per l'ascensione. Quando sarete finalmente pronti a fare questo salto nella vostra evoluzione, sarete immersi nella frequenza di questa magnifica energia. Vi spingerà al passo finale, dove il fuoco dell'amore consumerà tutte le limitazioni umane. La vostra piena consapevolezza verrà restaurata e il vostro corpo sarà reso immortale. Sarete quindi invitati a raggiungere gli immortali, come maestri ascesi. Entrerete in quello stato glorioso di libertà spirituale e di riconnessione consapevole con il vostro creatore e con tutto ciò che esiste nel suo cuore. Ecco quanto è potente, miei amici, la fiamma dell'ascensione. Aurelia. Come possiamo raggiungere questo livello di frequenza in modo consapevole ed essere in grado di mantenerlo? Adama. Queste informazioni sono state date alla popolazione della Terra molte volte e in diverse occasioni in questa era, attraverso una grande varietà di scritture e di canalizzazioni. Vi sono state offerte in così tanti modi, forme e occasioni che fate fatica a riconoscerle. A meno che un insegnamento o chiave di saggezza con la quale siete entrati in contatto non venga imparato a fondo e integrato attraverso il cuore e voi non lo abbiate veramente incarnato, esso rimarrà semplicemente informazione nel disordine della vostra mente e presto l'avrete scordato. In definitiva, l'informazione di per sé non anticipa l'evoluzione della vostra coscienza. Conosciamo persone che hanno letto centinaia di libri spirituali, che hanno ancora molta conoscenza mentale, ma dato che non hanno integrato questa conoscenza, tanto da impersonificare la propria divinità, il loro progresso spirituale rimane relativo. Lasciate che vi ripeta brevemente quello che abbiamo detto prima e che gli altri hanno già menzionato, sperando che ritornandoci sopra abbastanza spesso, alla fine penetri dentro di voi e vi aiuti ad aumentare la frequenza degli sforzi che state facendo per la vostra evoluzione. Abbiamo detto spesso che l'ascensione non richiede che facciate molte cose, ma che diventiate, abbracciate e vi ricordiate di vivere le vostre vite come il Dio o la Dea che siete. Ciò significa incarnare pienamente la divinità che già esiste dentro di voi attraverso l'espansione della vostra coscienza come esseri dell'amore e vivere nella saggezza del cuore. È davvero così semplice, miei cari. Se diventate questo, non dovete fare altro. Tutto ciò esiste già e vive dentro di voi. Vi ricordo che non esiste nient'altro fuori dal sé. Ecco alcuni dei punti principali o istruzioni da comprendere e tenere in considerazione per il cammino iniziatico che vi porterà alla vostra laurea nel percorso sulla Terra attraverso i protocolli dell'ascensione. Questo processo è un processo di completa purificazione e guarigione rispetto a tutto ciò che sta intralciando la vostra trasformazione, risurrezione e ascensione nelle braccia di Dio, amore. Il recupero della vostra dignità e delle vostre memorie, così che possiate vivere di nuovo come figli divini del vostro Padre, Creatore Celeste, entrando nel mondo dell'unità. Dovete capire che ogni dimensione corrisponde a una certa frequenza. La quinta dimensione diventa accessibile per voi quando, e solo quando, avrete raggiunto quella stessa frequenza nella vostra coscienza e avrete l'abilità di mantenerla per tutto il tempo. Vivete dal cuore, parlate e agite come farebbe un maestro, sempre, come un modo di essere. Ponetevi sempre la domanda: cosa farebbe un maestro? Cosa direbbe in questa situazione? Entrate quindi dentro di voi e cercate la risposta.
Se non vi è chiaro, prendete un foglio e una penna, accendete una candela se volete e stabilite la vostra intenzione di trovare la risposta in voi. Il maestro interiore è sempre vigile e pronto, sempre lì, che aspetta che voi lo riconosciate. Lasciate andare la consapevolezza tipica della terza dimensione, fatta di separazione, dualità, opposizione e dramma in una miriade di forme. Smettete di credere alla dualità e smettete di sprecare le vostre preziose facoltà ed energie nel potere dell'illusione in questa densa terza dimensione. Mettete da parte tutto ciò che avete imparato e che non vi ha ancora dato risultati desiderati. Siate pronti e disposti ad imparare da capo e ad avere il coraggio di salire nella realtà sconosciuta dell'amore e della magia. Riconoscete il fatto che l'amore è l'unico vero potere che esiste e iniziate a vivere la vostra vita da quella frequenza vibrazionale, dentro e fuori di voi. Lasciate andare ogni giudizio e aspettativa su voi stessi e sugli altri, compreso su come dovrebbero svolgersi le vostre vite. Percepite e abbracciate tutti i miracoli e la maestosità del vostro essere nello splendore della vostra divinità. E accettate che la grande avventura fiorisca e si sviluppi davanti ai vostri occhi con grande gioia e gratitudine. Abbracciate il vessillo dell'umiltà e abbandonatevi dolcemente ai sacri voti. Se non sapete cosa siano esattamente, sono scritti nelle vostre cellule e nel vostro DNA, come anche negli anfratti del vostro cuore sacro. Siate disposti a prendervi il tempo necessario per entrarvi e indagare. Stabilite un'unione consapevole con la vostra presenza dell'Io Sono e con la realizzazione del vostro piano divino. L'ascensione è unificazione, il fondersi in un'unione divina con la vostra magnifica presenza Io Sono. Per poter impersonificare questo aspetto glorioso di voi stessi, ovviamente dovete entrare in sintonia e intimità con quel sé superiore con il quale desiderate fondervi. Come potete aspettarvi di ascendere e di unificarvi con il sé superiore se non avete mai avuto alcun interesse a stare con lui, conoscerlo e comprenderlo? Quando durante le canalizzazioni chiediamo alla gente cosa rappresenti per loro l'ascensione, riceviamo risposte come cambiare dimensione, essere in grado di manifestare tutto, non essere più limitati dai soldi, poter teletrasportarsi e così via. Nonostante questi diventino i doni e i risultati dell'ascensione, non sono la ragione principale. La causa siete voi, il vostro livello di comprendere la vostra divinità e impersonificarla nella vostra vita quotidiana. Abbracciate la coscienza del non nuocere, onorando la santità di tutte le forme di vita che condividono questo pianeta con voi, così come il diritto divino di ogni persona di vivere qui. Rilasciate i vecchi schemi nel gestire la vostra incarnazione e tutte le vostre emozioni negative conservate nelle memorie consce, inconsce e subconsce, compreso il riequilibrio di tutti i debiti che avete contratto nei confronti della vita. Avete già avuto molti insegnamenti a questo riguardo. Spesso, quando gli individui sentono che nel passato hanno contratto un grande debito nei confronti della vita, diventano ossessionati dall'idea del karma pesante. Creano una sorta di letargia nei loro corpi sensibili che blocca il loro desiderio di bilanciare questo debito, percependolo troppo pesante anche solo da sentire. Quando gli individui credono invece che il loro debito sia leggero ed entrano nello spirito di rilasciarlo progressivamente nel fuoco sacro, allora danno luogo a un grande rilascio di gioia che scorre attraverso tutto il loro essere. Questa sensazione di gioia dentro la loro coscienza rende più duttile il nucleo di energia nel quale sono registrati i debiti karmici, sciogliendo la tensione all'interno delle spirali energetiche e liberando l'individuo, che può andare avanti molto più velocemente nell'iniziazione con maggiore facilità e grazia. Gli atteggiamenti che maggiormente aiuteranno ciascuno nel compiere questo bilanciamento della propria parte oscura sono di due tipi.
Il principale è quello di adottare uno stile di vita nel quale tutto ciò che fate, non importa cosa, venga fatto sempre e ogni momento della giornata come un atto di amore per voi stessi, per i vostri simili, per il pianeta, per gli altri regni che condividono il pianeta con voi e nella gratitudine per la creazione stessa. Il secondo tipo di atteggiamento che vi assiste immensamente è quello della gratitudine. Nutrite ed espandete un desiderio genuino per l'ascensione e l'immortalità. Abbracciate la volontà di percorrere il sentiero fino alla fine. Se non dimostrate di avere nella vostra coscienza un desiderio genuino per l'ascensione e per l'immortalità, e se non siete disposti a perdere i vecchi modi di vivere tipici della terza dimensione, che hanno tenuto voi e l'umanità nel dolore per così tanto tempo, e se non volete percorrere il sentiero che vi viene mostrato dai maestri di saggezza che hanno battuto la strada per voi, non potete diventare veri candidati all'ascensione verso i piani superiori. Quando cercate l'ascensione, il potere dell'amore deve diventare quel calore fervente che porta gli elementi della vita terrena a dissolversi e che spinge il candidato all'ascensione verso un grande universo di amore e di luce immortale. Telos 4, voce Silvia.